Sentiamo Gallera, la corsa contro il tempo. Tra l'altro, assessore, lei ha detto che siete vicini al punto di rottura. Io voglio capire quanto è vicino e se lei, per esempio, avrebbe bisogno di trasferire dei malati in altre strutture, in altre regioni. Cioè, state pensando anche a questa ipotesi. Poi c'è anche Gerardo che vuol farle una domanda. Assessore. Il punto è tutti i giorni vicino e riusciamo per ora a dare delle risposte continuamente con una capacità di reazione del nostro sistema che è pazzesco. Se pensa che siamo passati da 724 posti letto in terapia intensiva a 1250 e lavoriamo di notte, io giovedì ero all'ospedale San Carlo di Milano, la sera prima sono stati fatti spostare dei pazienti in un'alea e di notte c'erano gli operai che smontavano le pareti, le picconavano per aprire nuovi posti letti. Io sono arrivato al pomeriggio ed era già tutto disfatto, per dirle questa capacità di reazione. Stiamo acquistando i respiratori, quindi ogni respiratore che arriva è un posto letto in terapia intensiva in più, ci stanno arrivando dalla protezione civile. È chiaro che la situazione è complicata, i pazienti già li sportiamo nelle altre regioni, ne abbiamo già portati 50, c'è una solidarietà nazionale che comunque funziona, che noi ringraziamo la CROSS che è il centro, voglio dire, che di smistamento nazionale, e anche le altre regioni che si sono dichiarate disponibili a portarci medici. Questo è il massimo che stiamo facendo, però la deve scendere quella curva, perché non ci sono posti letto. E torniamo al punto di partenza, per questo l'assessore dice restrizioni ancora più stringenti, perché la curva scende. Non mi ricordo dove chi l'ha detta questa frase, ma mi ha così colpito. Questo virus è un virus che si nutre dell'essere umano. L'unico modo per batterlo è che non gli facciamo trovare l'altro essere umano. Quando lui non trova il contagio, l'altro essere umano, il virus è finito. Interrompere questa catena. C'è un'immagine che gira molto sui social in questi giorni dei fiammiferi, l'hai visto Mirta, uno dietro l'altro, se accendi il primo si accendono tutti, a meno che tu non sfili un fiammifero, cioè non cominci a distanziarti. La cosa che fa impressione però questa mattina, e ne approfitto che c'è Gallera collegata con noi davanti a questo incredibile ospedale costruito su un parcheggio, cioè fino a un mese fa lì parcheggiavamo le macchine quando andavamo all'ospedale. Ora, la cosa che colpisce è che la metà dei contagi a livello nazionale è in Lombardia, quindi la Lombardia è la prima linea, è proprio questo fronte del Piave, come abbiamo detto qualche volta. La mia domanda è, fino ad oggi loro sono riusciti, Gallera, il sistema sanitario, ogni volta a uniformarsi, però è vero, c'è un momento di rottura, c'è un momento in cui non riesco più a costruire neanche quegli 8 posti di terapia intensiva in più, perché poi è sulla terapia intensiva, sui malati intubati che si misura la nostra capacità di reazione. Siccome qui non abbiamo una fine, lo diceva prima il direttore del giornale, non sappiamo quando finisce. Almeno una parola di conforto, cioè a me sembra che fino ad oggi Gallera, la Lombardia abbia mostrato una capacità incredibile di uniformarsi a quello che sta Tanto succedendo. C'è anche la fiera che sta per partire, non l'ospedale, nella fiera di Milano. Ci sono quei 500 bene. Posti. Insomma, sta chiedendo Gerardo le prospettive, diciamo, positive di ulteriore capacità che potete mettere in campo. Ma guardate, allora intanto sicuramente la crescita per ora è costante e non esponenziale. Noi avevamo i primi studi fatti dall'università e quindi, voglio dire, se non altro non è come quel disegno che era stato fatto. Le misure di contenimento dei risultati li danno, cioè a Lodi e a Codogno si è praticamente azzerato il contagio, no? Quindi quando tu chiudi una zona e la gente non esce, il risultato lo ottieni. Noi oggi stiamo vedendo ciò che è successo 8 giorni fa, 10 giorni fa, quindi speriamo che l'atteggiamento responsabile dia i frutti e noi li vediamo tra 5-6 giorni. Quindi se riusciamo a resistere ancora un po', magari resistendo in maniera ancora più rigida, io sono sicuro che fra 10-15 giorni la curva assolutamente scende in maniera importante. No, ma se mi permetti. Dobbiamo capire che manca ancora un paio di chilometri. Allora, grazie davvero assessore, che la lascio andare, che immagino che sia una mattinata molto complicata. Le facciamo un grandissimo in bocca al lupo, mi creda, con tutto il cuore.